Comune di Arezzo ha seguito ovviamente da vicino con gli interventi richiesti da questa eccezionale ondata, definire maltempo è anche riduttivo, no? Perché qui è stato veramente un uragano. Sì, è stata un'ondata assolutamente imprevista, quelle che capitano per l'appunto nei periodi estivi quando fa molto caldo come in questi giorni. È stata molto limitata dal punto di vista territoriale, infatti ha colpito soltanto una parte delimitata di Arezzo e nelle frazioni per quasi niente, insomma, se già andiamo a Rigutino non c'è traccia dell'evento. Però in questa zona la nostra città è stata molto colpita e ha subito ingenti danni, sia ai beni pubblici che ai beni privati. Ci sono svariati alberi che hanno ostruito le strade, ora dovrebbe essere risolto il problema praticamente ovunque. Ci sono diversi immobili scoperchiati, ci sono danni ancora da stimare, che però purtroppo sono importanti. Ecco, gli interventi maggiori dove li avete fatti? Interventi maggiori e quelli prioritari sono stati sulla viabilità, quindi abbiamo ripristinato la viabilità in via Giotto, in via San Sovino, in Appoggio del Sole, in viale Santa Margherita. C'erano diversi alberi che ostruivano il passaggio delle autovetture, è stato il primo intervento, e poi siamo andati ad intervenire negli immobili dove pioveva dentro, in altre situazioni di pericolo. Ci sono diversi cartelloni, impianti semaforici danneggiati, e pian piano stiamo intervenendo su tutti i fronti. Quindi gran lavoro per la manutenzione, insomma, per il servizio di manutenzione del Comune. Sì, abbiamo richiamato tutti i nostri operai, ovviamente c'è stato un coordinamento della Protezione Civile con la Croce d'Ossa, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che sono intervenuti e ancora sono al lavoro. Sono state tante le persone che per fortuna sono rientrate velocemente al lavoro e hanno fatto fronte a un problema oltre che importante, ingente, anche difficile da risolvere, perché ha continuato a piovere per parecchio tempo, quindi i primi interventi sono stati fatti sotto una pioggia battente piuttosto importante, quindi c'è stata un'enorme difficoltà anche per questo. C'è stata la riunione anche del coordinamento della Protezione Civile anche per decidere gli ultimi interventi? No, più che altro era per coordinare proprio il tipo di interventi. Poi nei prossimi giorni faremo la relazione da inviare alla provincia, la provincia da inviare alla regione, per capire se potrà essere in qualche modo attivato qualche finanziamento, ma probabilmente non ci sono gli estremi, vediamo un pochino. Una volta che avremo capito esattamente qual è l'estensione territoriale, che è la prima cosa da valutare, e l'entità dei danni, faremo un report e poi ci confronteremo con gli enti preposti.